storia di questa canzone nasce nel 1967 in Grecia, dove si forma un gruppo musicale. La mente del gruppo è Vangelis Papathanassiou, uno sconosciuto tastierista di 24 anni. E con lui c'è anche Denis Roussos, bassista e cantante di 21 anni, nato in Egitto da genitori greci. Ad Atene i due suonano un misto di rock progressivo e musica mediterranea e si fanno subito notare. A un certo punto decidono di aggregare altri due componenti, Lucas Sideras alle percussioni e Anargyros Kouloris, detto Silver, alla chitarra. Scelgono il nome di Aphrodite's Child, il figlio di Afrodite. Atene non è esattamente il centro della musica internazionale in quel periodo, molto meglio andare a Londra. Decidono di partire per fare fortuna e sono solo in tre perché Silver sta facendo il militare. Il volo da Atene a Londra non è diretto, fa scalo a Parigi e questa è la loro prima fortuna. All'aeroporto di Orly i visti sui passaporti non sono regolari e quindi non possono proseguire. Vengono bloccati a Parigi in attesa che la situazione si risolva. I tre prendono il contrattempo con filosofia, si danno da fare per mettere a frutto il soggiorno forzato a Parigi. Entrano in contatto con un produttore della Mercury Records, Pierre Sberro. Sberro ha in mente un progetto, vuole rielaborare in chiave moderna il canone in re maggiore, una composizione della fine del 1500 di un organista tedesco che si chiamava Johann Pachelbel. In sostanza, lui vuole cercare di emulare l'operazione che l'anno prima aveva portato al successo i Procolarum con A Whiter Shade of Pale, basata su un'aria di Bach. Gli Aphrodite's Child, con la loro musica e la voce particolarissima di Demis, sembrano il gruppo giusto, quindi restano tutti a Parigi e si mettono a lavoro. In poco tempo la musica del canone viene riadattata da Vangelis. Nasce una canzone che si chiama Rain and Tears. Il disco esce in Francia nel mese di maggio e questa è la seconda grande fortuna dei ragazzi che arrivano da Atene. Infatti non è un maggio qualunque, siamo nel 1968, il periodo che passerà alla storia come il maggio francese, cioè l'inizio della rivolta studentesca a Parigi. E quindi mentre i ragazzi fanno le barricate in strada, le note di Rain and Tears escono continuamente da ogni radio. Rain and Tears diventa la colonna sonora della rivolta. Successivi, la canzone diventa una hit mondiale. Gli Aphrodite's Child poi si dividono nel giro di 3 anni, ma il talento dei due fondatori è straordinario. Negli anni a seguire hanno entrambi un successo strepitoso. Demis come cantante, Vangelis come uno dei principali interpreti della musica elettronica mondiale. L'unico che possiamo accostare in qualche modo è Ennio Morricone per quanto riguarda le colonne sonore destinate al cinema. Rain and Tears nasce così da due grandi artisti, favoriti dall'idea di un produttore sconosciuto e da due eventi fortunati. Ma il merito di quel grande successo va anche all'intuizione geniale di Pachelbel. Senza saperlo, l'organista tedesco aveva lasciato il suo giro armonico in eredità agli Aphrodite's Child, ma anche a generazioni di musicisti che lo hanno poi utilizzato per migliaia di composizioni.